Ciao a tutti ragazzi e bentornati dal vostro Emiliano 74 e a questa nuovissima recensione. Che ci abbiamo stasera per cena? Eccolo qua. Eh sì, c'abbiamo. Allora, ditemi se non vi sembra questo un tavolo del ristorante. Io più guardo, più mi dico devo cambiare aia qui e più mi scordo. Mi sembra di stare al tavolo, che ne so, di un bar, capito? Che aspetto che mi portano che cosa da mangiare. Vabbè, ma tanto voi ci fate caso. Mo sembra lo dicevo io, ma non ve ne accorgevate. Comunque, amici, anche quest'oggi parliamo di Pacific Rim, e sì, perché tra poco uscirà il secondo capitolo di questo fantastico film. Perlomeno a me è piaciuto tantissimo. E quindi mi è presa la fantasia di tirar fuori qualche pezzo che ancora non avevamo visto. E chi ci abbiamo? Ci abbiamo Knifed, prodotto dalla Nega nel 2013. E adesso lo andiamo subito a vedere. E allora, ragazzi, prima di passare a vedere il nostro Kaiju, vi ricordo che nel canale è attivo un giveaway fantastrepido, fantastrepidoso, perché è fantastico più strepitoso, è fantastrepidoso. Vi regalo questi tre pop. Il vincitore si vedrà recapitare a casa questi tre fantastici Funko Pop. Nel box informazioni vi lascio il link che vi riporta al video del giveaway dove trovate tutte le informazioni per partecipare a questo fantastico giveaway. Quindi, ragazzi, mi raccomando, partecipate numerosi perché io. Ancora mancano 20 giorni alla scadenza di questo giveaway e io già c'ho in testa il prossimo, perché questo sta andando veramente molto bene. Siete veramente tanti che ogni giorno vi iscrivete al canale per partecipare, insomma, per seguirmi e tutto quanto. Quindi questo mi fa veramente molto piacere. Il prossimo sarà ancora meglio di questo. Quindi, ragazzi, avete un motivo in più per iscrivervi al canale. Detto questo, amici, passiamo alla recensione vera e propria del nostro Kaiju. Come al solito, adesso lo scostiamo un pochino. Come al solito, vi faccio vedere la sua confezione, che devo dire è veramente molto carina. Stavolta, come vedete, è molto grande, anche perché il nostro Kaiju è veramente un ciccione. Comunque, davanti è totalmente trasparente. Io, come al solito, mi alzo, se no non vedo niente. E qui in alto abbiamo la scritta Pacific Rim. E ovviamente del film, e qui il nome del nostro Kaiju. E lateralmente abbiamo un'immagine della nostra figure. Posteriormente abbiamo nuovamente un'immagine della nostra figure. E qui in basso vediamo gli altri quattro Kaiju disponibili per questa linea. Qui vediamo la stessa cosa dell'altro lato, sotto niente di che. Quindi io direi di passare immediatamente a vedere il nostro Knifed. Eccolo qua in tutto il suo splendore, splendore, vabbè, insomma, è un complimentone perché è parecchio bruttarello. Comunque, Knifed, chi è Knifed? Innanzitutto il suo nome deriva dal fatto che ha la testa a forma di coltello. Knifed tradotto è testa a coltello e questa è la sua caratteristica principale, questa testa con la quale cercava di sbucacciare i poveri Jaeger. Comunque questo lo vediamo nelle prime parti del film, vabbè, andate a vedere il film, questa è una cosa che non vi sto a dire perché sicuramente qualcuno di voi forse ancora non l'ha visto. Comunque il Kaiju di categoria 3, eccolo qui ragazzi, come vedete la Nega ha fatto nuovamente un lavoro strepitoso di sculpt e di painting perché questi Kaiju che ha riprodotto sono veramente fantastici. Qui lateralmente vediamo che ci sono tre occhi sia da un lato che dall'altro, di cui due più piccoli e uno più grande, e questi li abbiamo sia da una parte che dall'altra. Poi la bocca, ragazzi, forse ve lo devo alzare un pochino, vi faccio vedere i denti, guardate come sono scolpiti bene, quella lingua blu, è blu, sì, viola? Sì, è viola, vero? Sì, regia? È viola? Regia? È viola? Puoi parlare, regia? Perché non la vedo Sembra. da qua? Ok, è viola. fatta molto bene anche quella. Qui vediamo in tutto il corpo tutte queste bioluminescenze che comunque caratterizzavano un po' tutti i Kaiju. Su Knifed le vediamo tutte gialle.
Tutte queste striature gialle non sono altro che le bioluminescenze che avevano i kaiju. Qui in basso vediamo queste braccia veramente possenti. Queste più grandi stanno a significare: ah, Gypsy Danger! Vieni qua, dottor Sala, vieni qua che ti sfascio tutta la carrozzeria, Gypsy! E poi ci sono queste due più piccoline qui. Come vedete, fatte molto bene anche queste. Comunque, queste grandi. E finiscono con le mani a tre dita, con questi artigli molto molto pronunciati, di questo color nero lucido, veramente fantastiche, mentre invece queste più piccoline hanno quattro dita con gli artigli più piccolini. E scendendo, ragazzi, ci sono le zampette che, come in tutti i kaiju, sono molto più piccole rispetto al corpo, anche queste con gli artigli qui all'estremità dei piedi. E poi dietro, vediamolo dietro un attimino. Dietro c'è questo carapace, anche questa sorta di carapace, questa corazza qui posta sulla schiena era una caratteristica un po' di tutti i kaiju. Anche qui ci sono due mega artigli. Ragazzi, è pieno di dettagli, non so cos'altro dirvi, è veramente fantastico. E la cosa più bella è che è fedele al personaggio del film. Qui vediamo la coda, questa coda ha un'anima di fil di ferro che quindi ci consente di posarla come vogliamo, molto morbida, vedete? Fantastico. Quindi io direi di passare alle articolazioni velocemente. La testa è su sfera, quindi è libera di muoversi un po' in tutte le direzioni. La bocca, anche qui la mascella è articolata, fa questo movimento in giù e in su. Poi abbiamo le braccia che si alzano lateralmente fin qui, c'è la rotazione al gomito, poi c'è il piegamento qui, non piega molto, ma insomma non è che questi abbiano bisogno di fare i balletti o che cosa. Le mani su sfera, anche queste sono libere di muoversi un po' in tutte le direzioni. I braccetti più piccoli qui si muovono in questo modo. Quindi avanti, indietro, ruotano, la mano anche questa è su perno e può ruotare, abbiamo l'articolazione qui alla vita, fa di questo, anche un leggero movimento in avanti e indietro, le zampette si alzano lateralmente fin qui, vengono un pochino in avanti, indietro, c'è il piegamento qui al ginocchio. Non di molto, comunque abbiamo questo spostamento, questo piegamento e il piede destra, sinistra, giù, su e il piegamento alla caviglia, quindi il piede è super articolato per posarlo alla grande. E adesso ragazzi passiamo a vedere un attimino le misurazioni. C'ho il metro da carpentiere in saccoccia, eccolo qui. Dovremmo stare sui 21 centimetri. Io non lo vedo, quindi la regia mi conferma i 21 centimetri? Mi conferma i 21 Sì. centimetri? Ok, 21 centimetri. Lo compariamo con il suo antagonista per eccellenza, ossia Gypsy Danger. E come vedete, sono perfettamente in scala. Quindi, che dire, ragazzi? Fantastico, fantastico, fantastico. E siamo giunti al termine anche di questa recensione, ragazzi. Grazie di avermi fatto compagnia. Vi consiglio assolutamente, se vi piace il film, se vi è piaciuto il film, se state collezionando la linea dei personaggi di Pacific Rim, vi straconsiglio anche Knifed. Vi ricordo di andare a vedere il link che vi ho lasciato nel box informazioni del giveaway perché è veramente strepitoso, non potete assolutamente mancare. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi rimando alla prossima. Ciao a tutti da Emiliano e da Knifed. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The senoritas.